Buon pomeriggio ai telespettatori di 8 Channel, bentrovati con Basket Mercato. Una settimana intensa per la City Castellarini, un avvio di settimana importante con le ufficializzazioni di Nicola Alberani e di Pino Sacripanti. Di fianco a me, come sempre, c'è Alessio Bonazzi. Ciao Alessio. Ciao Carmine, buon pomeriggio a tutti gli spettatori di 8 Channel. Alessio, dicevamo una settimana importante perché Avellino finalmente ufficializza il DS e il coach può dar vita quindi al nuovo corso tecnico. Sì, diciamo che è stato uno start. Questa settimana ha rappresentato il vero start dopo la falsa partenza della nomina di Spinelli con poi le dimissioni. Ci auguriamo sia un buon segnale per il futuro, si riparte da due uomini comunque di esperienza, due uomini che hanno già dimostrato il loro valore, e la speranza è che Sacripanti e Alberani possano portare la Scandone fuori dalle sabbie mobili in cui si è ritrovata negli ultimi anni. Ci eravamo lasciati con l'attesa delle ufficializzazioni che sono arrivate lunedì mattina, presentazione immediata nel pomeriggio. Vi avevo presentato nell'ultima puntata anche la scheda relativa a Nicola Alberani. Oggi passiamo a quella di Pino Sacripanti, canturino 45enne che ha iniziato la propria carriera a Cantù, nella propria città, dal 2000-2007, 7 stagioni con la Pallacanestro Cantù e la vittoria in Supercoppa Italiana nel 2003. Dal 2006 anche il coach della Nazionale Minore, l'Under 20, oro europeo nel 2013 in Estonia, poi carriera con i club continuata nel 2007 fino al 2009 con Pesaro, poi trasferimento alla Juve Caserta fino al 2013, dal 2013 al 2015 ritorno a Cantù e inizia proprio da ieri il nuovo corso ad Avellino. Ma sentiamo le prime dichiarazioni di Pino Sacripanti da tecnico biancoverde nella conferenza stampa del Palo del Mauro. Io mi sono trovato con l'ingegnere Cesare a Napoli In un momento così, durante il raduno della nazionale. Credo che ci siamo trovati subito come idea e come spirito nell'affrontare questa nuova avventura. Un episodio particolare è che a fine partita dell'anno scorso con Cantù un tifoso mi ha preso e mi ha detto che sicuramente io sarei venuto a Avellino l'anno dopo, e così è stato. Quindi questo è stato, ricordo benissimo, era finita la partita, stavo salutando degli amici. Devo dire la verità, non mi ricordavo il viso, però appena ci siamo rivisti subito se ne è ricordato. Comunque io sono molto contento, per me è un grandissimo stimolo venire qui in questa piazza piena di passione, piena di voglia di far bene. Abbiamo una squadra tutta nuova da ricostruire, però ho sentito molta fiducia e questa credo che sia la cosa più importante di tutte. Come diceva prima Nicola, ci siamo trovati un po' per caso perché c'è stata prima un'altra qualche vicissitudine col discorso di Valerio, con cui si era iniziato a parlare e a fare qualche imbastire, qualche squadra. Poi dopo con Nicola siamo immediatamente trovati, soprattutto su un punto di vista tecnico, un punto di vista di filosofia che si vuole fare della squadra. Quindi c'è tantissimo da lavorare, tanto da costruire. Io ho finito ieri sera i campionati europei con la Nazionale Under 20, sono partito, sono tornato a Cantù e ho preso subito l'aereo questa mattina per essere qua. Però stiamo lavorando veramente tantissimo per costruire questa squadra. Speriamo di essere all'altezza di questa piazza e di poter fare il nostro meglio. Alessio, un arrivo importante quello di Pino Sacripanti in Irpinia per un nuovo ciclo. Sì, è lui la base fondamentale del nuovo progetto della Scandone. Sia lui che Alberani, tra l'altro, hanno già dimostrato di avere molta voglia di mettersi al lavoro. Siamo già a metà luglio, in alcuni passaggi Sacripanti ha anche sottolineato il fatto che comunque c'è da lavorare con una certa fretta, però la prima impressione è stata di sicuro ottima sia da parte sua sia da parte di Alberani. Ecco, l'ha ricordato, l'incontro con De Cesare a Napoli ha aperto di fatto il nuovo corso tecnico, ha lavorato con la Nazionale Under 20, un risultato non soddisfacente perché comunque l'Italia chiude soltanto al nono posto rispetto al 2013 in cui ha conquistato l'oro in Estonia, un nuovo corso che parte ovviamente con un discorso aperto legato anche a Nicola Alberani. No, certo. Diciamo che quello di cui hanno parlato poi anche ieri lo stesso De Cesare, sentiremo dopo, il fatto che la prima impressione di Sacripanti abbia convinto De Cesare poi a virare rispetto a quelle che erano comunque le sue preferenze su Piero Bucchi,
credo sia un passo importante. C'è stato un colloquio, questo colloquio Sacripanti ha convinto evidentemente De Cesare. A fianco a lui arriverà Alberani, un altro uomo di esperienza, altro uomo molto esperto sia del mercato extra che di quello italiano, possibile scopritore di nuovi talenti, come ha fatto già in passato a Forlì e a Roma. Diciamo che la Scandone parte sotto i migliori auspici dal punto di vista tecnico. Adesso ci sarà da lavorare sugli altri aspetti, soprattutto quelli societari. Il tecnico Canturino non si è neanche nascosto. In una conferenza stampa ha presentato gli obiettivi della prossima stagione dei biancoverdi. L'obiettivo è vincere il più possibile, provare ad entrare nel Final Eight, provare ad entrare nei playoff e giocarsela poi. Questo è quello che ci piacerebbe fare. Poi dopo, vedendo adesso il roster, che abbiamo 0 giocatori e dobbiamo riniziare tutto, magari questa domanda, quando poi si vedono anche il confronto con tutte le altre squadre, la cerchiamo di analizzare un po' meglio, se no sarebbero parole un po' così tanto dette per... Però noi speriamo e proviamo di allestire una squadra competitiva, e magari anche che, non dico che parta rilento, però insomma dovrà essere molto nuova, quindi ci vorrà anche un po' di lavoro, però che riesca ad arrivare nel risultato e che provi tutta la stagione ad arrivare più là possibile. Cominciamo a pensare al discorso di costruire la squadra e alla fine, quando i giocatori danno tutto, io credo che il pubblico sia sempre contento, poi al di là del risultato, della vittoria e della sconfitta. Quindi stiamo cercando anche di prendere, di guardare, selezionare dei giocatori che abbiano molto stimolo dell'ambizione nel potersi lanciare nel campionato italiano, nel poter avere un certo tipo di carica nell'affrontare questa nuova situazione. Un Sacripanti molto deciso, termini molto chiari, obiettivi chiari, ovvero la Final Eight di Coppa Italia e l'accesso ai playoff scudetto. Sì, Carmine, diciamo che forse l'unica differenza tra Alberani e Sacripanti ieri sera, che avevano la stessa voglia di incominciare, la voglia di lavorare, hanno tutti e due accolto benissimo la passione di tanti tifosi presenti, l'unica differenza forse è stata proprio nell'essere, forse Alberani è stato più cauto rispetto a Sacripanti, si è tenuto un po' più sul vago, non ha voluto entrare troppo nel merito sia degli obiettivi che degli aspetti tecnici. Sacripanti invece ha visto subito le cose in chiaro, ovviamente ha specificato che il raffronto dovrà essere fatto comunque alla fine del mercato, ma Avellino punta di nuovo a raggiungere quantomeno le Final Eight e i playoff. Due obiettivi comunque importanti e che non erano scontatissimi, dopo che comunque alla fine dello scorso campionato si era parlato di un ridimensionamento del budget, di una comunque Avellino che partiva con meno pressioni, meno dichiarazioni di intenti, diciamo. Invece alla fine Sacripanti ha messo i suoi paletti. E probabilmente ci si proverà ad arrivare rispetto agli anni scorsi attraverso altri percorsi, con più scoperte, più giocatori nuovi, più giocatori italiani e meno nomi altisonanti. Il punto di unione invece tra Alberani e Sacripanti è la ricerca di giocatori che avranno stimoli veri per giocare in una piazza calda come Avellino. Sì, credo che questa sia comunque alla base di una squadra che vuole ripartire con un progetto nuovo. Fino negli ultimi anni Avellino ha preso diversi giocatori di nome che poi però in campo hanno, diciamo, in parte deluso, chi ha mantenuto le sue aspettative, ma sempre riguardanti il singolo. Mi pare che il concetto espresso ieri sera da entrambi sia stato quello del gruppo, del collettivo. Prendere dei giocatori anche con molto grandi qualità tecniche, che però sappiano mettere queste qualità all'interno di un discorso generale di squadra, e credo che questo sia comunque il minimo comune denominatore sia di Alberani che di Sacripanti. Aprivi il discorso relativo agli italiani e sentiamo proprio Sacripanti sull'argomento. Il mercato si divide in maniera un po' strana, c'è da prendere gli italiani perché sono veramente merce rara, sono un po' come i panda del WWF, così tutelati e così messi a posto sotto quell'aspetto, e vanno via. Poi con questa serie A2 che sta prendendo tutti quanti, dove magari si guadagna anche di più facendo un campionato non professionistico e quello professionistico, quindi ci sono delle priorità e delle gerarchie per poter allestire la squadra.
Sacripanti fa presente anche il discorso relativo alla Serie A, alla Serie A2, tra un campionato professionistico e uno semiprofessionistico che permette a giocatori italiani di guadagnare molto di più scendendo anche di categoria. Sì, diciamo che un punto messo lì da Sacripanti, che l'aveva anche comunque ribadito negli scorsi anni, il fatto che in Italia non si riescano più a crescere talenti perché puntano sempre di più a giocare in prima squadra, magari a prendere quei soldi in più che magari all'inizio, a cui magari all'inizio si potrebbe anche rinunciare per crescere con una certa comunque progressione, diciamo. Punto importante, Sacripanti ha detto che ha posto subito l'accento sulle tempistiche per raggiungere i primi accordi con i giocatori italiani, credo sia un punto fondamentale. Ce ne sono pochi sul mercato, alcuni che Avellino poteva seguire sono andati già in altre squadre. Adesso Avellino deve muoversi immediatamente su questo aspetto della costruzione del roster, considerando comunque che Alberani ha dichiarato comunque che Avellino costruirà la prossima squadra con la formula del 3 più 4 più 5. Quindi non ci sarà bisogno di tantissimi italiani, ma di qualcuno che riesca a mantenere il campo e a poter essere individuato come una base anche per il futuro della Scandone. Di questo di sicuro ce n'è bisogno. E sentiamo proprio Alberani, il neo direttore sportivo, biancoverde. L'ambiente delle volte è importante, quindi chiediamo un pochino di pazienza, sicuramente non andremo su nomi tanto conosciuti o comunque il campionato italiano, perché il budget ci stimolerà a gustare l'ingegno ed è una cosa molto positiva per il nostro modo di lavorare, quindi senz'altro siamo motivati a portare qualche novità. Avellino mi riporta invece un po' più a quella che è a casa mia, perché io sono di campagna, sono una persona molto pane e salame, a Forlì c'è una pressione grandissima, capisco che Avellino possa essere pesante, tutti mi dicono Dio, però anche a Forlì vi assicuro che non è proprio il massimo. Quindi le spalle ce le abbiamo larghe, siamo pronti, veramente ancora una volta vi ringrazio perché essere qui mi fa dimenticare un pochino la piccola delusione che ho patito a Roma. Nicola Alberani fa un parallelo tra la prima esperienza nella propria città a Forlì e quella con Avellino, intermezzo chiuso chiaramente con una sfortunata retrocessione voluta da parte della Virtus Roma. Sì, diciamo che Alberani le ha definite ancora i giorni del dolore per lui. Ovviamente veniva da un'esperienza a Roma che lo ha rilanciato comunque ad alti livelli nel mondo del basket, nonostante l'ottimo lavoro fatto comunque a certo. Forlì nella seconda metà degli anni 2000. Diciamo che Alberani adesso sarà chiamato anche lui stesso, come i giocatori che di solito gli piacciono, a quella prova del 9 di fronte ad una realtà che di sicuro non è semplice dal punto di vista dell'attaccamento che comunque c'è verso la Scandone. Quando si richiede molto, ma ovviamente si è ben ricompensati se i risultati arrivano. Alberani avrà di fronte questa sfida, avrà di fronte la sfida di essere comunque un perno importante della Sidigas insieme a Sacripanti. Un ritorno in provincia per Alberani, che ha condotto sempre dei mercati egregi, portando giocatori importanti sia a Forlì che a Roma e anche delle scoperte. Ha fatto il termine di paragone con Wanamaker per Forlì e poi per Roma Trevor Mbakwe, giocatori non amati dalla piazza all'inizio ma che poi hanno saputo dimostrare il proprio talento e la propria crescita negli anni. Ad esempio Mbakwe è un giocatore che oggi è al Maccabi della Viv e ha cifre importanti. No, infatti sia Sacripanti che Alberani hanno chiesto pazienza, hanno chiesto ai tifosi e alla società la possibilità di lavorare con tranquillità, soprattutto nei primi mesi, perché come diceva Alberani le scoperte non sanno neanche loro di avere quel talento, quindi c'è bisogno di tempo per far sì che anche loro se ne convincano. Credo che questa tranquillità e questa disponibilità da parte di tutto l'ambiente ci sarà se la Scandone farà vedere in campo di essere una squadra, come l'ha definita anche lo stesso De Cesare, con gli occhi del lupo, una squadra affamata, una squadra che, se Alberani da una parte diceva voglio una squadra affamata e Sacripanti dall'altra invece sottolineava il fatto che comunque noi il bel gioco, il tentativo di comunque di portare una buona pallacanestro in campo non sarà lasciato lì in secondo piano, se la Scandone riuscirà a coniugare questi due aspetti insieme di sicuro
di sicuro ci divertiremo, posso dire. Anche per il ritardo accumulato e per la difficoltà di reperire italiani, si lavorerà su un 3 più 4 più 5 come format di roster. Per quanto riguarda i giocatori, ha spiegato che probabilmente si andrà oltre i giocatori già avuti a Roma per Alberani e Cantù per Sacripanti, quindi una ricerca davvero oltre l'Italia di giocatori importanti per questa squadra. Sì, credo che nel momento in cui poi la Sidicas ha virato su Alberani, questa fosse un passaggio scontato, diciamo. Cioè la priorità principale in questo momento è quella di intervenire sul mercato dei nazionali. Un giocatore interessante potrebbe essere Matteo Imbrò. Diciamo che Sacripanti ha fatto capire bene nel corso della conferenza stampa, l'ha sottolineato più volte, che in questo caso la Scandone dovrà essere celere. Sul mercato invece degli extra, entrambi hanno detto che c'è ancora molto margine di comunque per poter scegliere dei buoni americani. Avellino dovrà avere pazienza, soprattutto perché questi americani probabilmente, diciamo in gran parte, saranno comunque dei nomi nuovi, dei nomi che devono ancora esplodere, diciamo, devono ancora far vedere benissimo il loro talento. Avellino però non credo abbia problemi in questo senso, ci sono state tantissime annate in cui i giocatori arrivavano ad Avellino per migliorarsi e poi magari vederli andare via. Direi che il progetto è interessante, adesso c'è da attuarlo. Ecco, tornando agli italiani, Matteo Imbrò può avere il profilo giusto per questo nuovo corso biancoverde, perché è un giocatore in cerca di rilancio, un 94 che ha dimostrato da giovanissimo, addirittura 18enne in Virtus, tutta la sua qualità, che però ha bisogno di un rilancio ed Avellino potrebbe garantirla. Sì, diciamo che comunque la conoscenza tra Sacripanti e Imbrò non è poca. Sacripanti è stato ed è l'allenatore dell'Italia Under 20, dove Imbrò è passato quando già però giocava in Serie A. La prima annata che a Bologna fu molto positiva, diciamo che fu promosso dalle giovanili e subito si fece trovare pronto. Poi ci sono stati degli infortuni, ha avuto delle difficoltà nella scorsa stagione a entrare benissimo nelle rotazioni di un roster che comunque era un roster molto particolare, molto sbilanciato sugli americani, con degli italiani giovani che non avevano troppo spazio. Adesso lui è in uscita da Bologna, perché Bologna si è cautelata con altri italiani tipo Michele Vitali. Di certo può essere un ragazzo interessante per Avellino, e credo che Sacripanti nel caso saprebbe farlo rendere al suo meglio. Dalla Virtus ad Avellino arrivò un certo Victor Gadde, forse è stato autore della migliore stagione proprio ad Avellino con Vitucci. Sì, lo ricordiamo molto bene, lo svedese Gadde, forse che adesso si è perso un po' nei meandri prima dei problemi a Bologna, poi della 2. A mia sensazione Imbrò ha nel proprio bagaglio qualcosa in più di Gadde, forse magari non a livello fisico ma come caratteristiche tecniche. Secondo me può essere un ottimo play negli anni a venire. Nella conferenza stampa di ieri è intervenuto anche l'amministratore delegato della Sidicas, Gianandrea De Cesare. Andiamo a sentirlo proprio, il patron dell'Avellino. In realtà la situazione è questa, i risultati sono stati più o meno in linea. Il guaio è che se prima faceva notizia un risultato, decimo, undicesimo, dodicesimo posto, malgrado una situazione di sfondo non brillantissima, adesso quegli stessi risultati fanno notizia perché le aspettative sono diverse, ovviamente, perché in una maniera o nell'altra, malgrado tutto, si è riusciti a sistemare un pochettino la situazione che abbiamo chiamato di sfondo, e quindi se il decimo, undicesimo, dodicesimo posto sembravano un miracolo, oggi il decimo, undicesimo, dodicesimo posto sono una delusione per i tifosi e lo sono per noi. Pino Sacripanti non era l'unica persona che era stata incontrata. Ha sorpreso per la determinazione, la spontaneità e la sincera voglia di voler costruire, di voler fare qualche cosa. Ha sorpreso in questo. Ha sorpreso e anche spiazzato un pochettino quelli che erano degli orientamenti in un momento. Ha sorpreso anche per il suo approccio diretto e semplice. L'intenzione è quella non solo di montare su una bella squadra che raggiunga quegli obiettivi di cui abbiamo parlato prima, in primis quello di combattere, ma poi che venga seguita, venga gestita e mantenuta in modo tale da poter dare il meglio nel corso dell'intera stagione e non magari solamente all'inizio. Grazie.
Alessio, partiamo dai risultati, il confronto dei risultati della gestione sidrica e quelle precedenti. Ovviamente i risultati sono anche simili, però il budget sostenuto dalla Sidicas in questi 3 anni è maggiore rispetto a quando la società irpina aveva anche difficoltà di iscriversi. Sì, diciamo che il rammarico principale di questi ultimi anni non è neanche la posizione in classifica, perché credo che firmare per una salvezza in ogni campionato sarebbe il sogno di ogni tifoso. Il problema è che si è visto in campo una squadra che non ha reso per quel che poteva alla Sidicas, prima per ripianare tutti i debiti e poi per costruire le nuove squadre, ha speso e non poco. Se nella prima stagione è stata cambiata quasi mezza squadra a metà campionato con l'arrivo di Pancotto, Lagovic, Brandon Brown e gli altri, e lì si riuscì, forse sono stati 6 mesi migliori della gestione certo. Sidicas. Adesso invece negli ultimi 2 anni si è assistito a una squadra piatta che non è riuscita mai a cambiare marcia e che si è spenta col passare del tempo. Credo che questo sia il rammarico principale e credo che forse neanche credo che la Scandone debba fare un passo in avanti sotto questo punto di vista. La Scandone deve riuscire a coniugare in campo quelle che sono le idee, e per farlo c'è bisogno di una gestione un po' più puntuale della squadra, una gestione un po' più puntuale della società e dei tempi, soprattutto nella costruzione della squadra, diversi. Anche il formato del campionato con una sola retrocessione condiziona un po' la fase finale di quelle squadre che sono in un limbo tra il mancato raggiungimento della post season e la salvezza ormai garantita. Sul corso tecnico è stato molto chiaro, la prima scelta per Cesare era Bucchi, però un secondo incontro a Napoli con Pino Sacripanti ha cambiato le carte in tavola, ha portato Sacripanti in pole, perché è un tecnico che diciamo si è fatto apprezzare subito dal patron della Sidicas. Sì, diciamo che la Scandone era partita con 2 obiettivi, Bucchi e Spinelli, e si è ritrovata con Alberani e Sacripanti. Probabilmente potrebbero essere state una serie di coincidenze molto positive per la Scandone, almeno questo è l'augurio che ha tutta la piazza. Sacripanti ha subito convinto De Cesare perché Sacripanti è un uomo di basket, un uomo che è nel basket da tantissimi anni, esperto, non ha fatto bene in tutte le squadre in cui è stato. Diciamo che dubbi su Sacripanti e su Alberani ce ne sono probabilmente veramente pochi. Se avranno la possibilità di lavorare serenamente e tranquillamente, se Avellino raggiungerà dei risultati comunque buoni, secondo me. Chiudiamo il capitolo Avellino, passiamo un po' alla Serie A e partiamo subito dalla grafica relativa agli allenatori, anche perché simboleggiamo anche il passaggio definitivo da Roma a Caserta per la 16ª formazione, Caserta che riparte, come detto nella scorsa puntata, da Sandro Dell'Agnello che sostituisce Vincenzo Esposito. Sì, diciamo che il passaggio ancora non è completato ufficialmente, perché Caserta deve comunque iscriversi alla massima serie, ha chiesto una proroga dei termini, però dovrebbe essere una formalità. Caserta sarà la squadra che completerà il campionato di Serie A del 2015-2016 e diciamo sarà un campionato molto interessante. Probabilmente, a parte Pesaro, che però già negli scorsi anni ha dimostrato di essere una squadra magari con meno valori tecnici, ma in grado di fare poi di salvarsi comunque lottando su ogni pallone tutte le giornate, diciamo c'è un certo equilibrio già nella zona medio-bassa della classifica. Colpi della settimana, un momento un po' di stallo per le formazioni, ci sono dei colpi che erano sostanzialmente le trattative avviatissime che hanno avuto l'ufficialità. La firma: Bologna inserisce Roderick Odom, che era vicinissimo a Capo d'Orlando, diciamo che la società felsina si è inserita nella trattativa e ha soffiato Odom ai siciliani. Per Cremona c'è l'ufficialità di Deron Washington, Sassari pizzica Lorenzo D'Ercole da Roma, Varese inserisce ufficialmente Luca Campani e Daniele Cavaliero, per Trento c'è l'ufficialità di Giuseppe Poeta, Venezia la conferma di Michele Ruzier. Credo che è stato doveroso partire da Daniele Cavaliero, capitano della City Castellino lo scorso anno e che ieri sera ha voluto salutare la piazza irpina con una lettera. Sì, diciamo che Daniele Cavaliero è stato un uomo in ombra nella scorsa stagione, ma è stato importante comunque nella storia di Avellino. 3 stagioni, la prima quella della vittoria in Coppa Italia, la seconda e la terza quella della gestione Vitucci, che non hanno ovviamente
non hanno soddisfatto fino in fondo, però il primo anno diciamo che Cavaliero aveva meritato uno la riconferma, due gradi di capitano, aveva disputato un'ottima stagione, l'anno scorso si è un po' perso e nella sua lettera si legge quel rammarico di non essere stato in grado di ridare ad Avellino quello che Avellino aveva dato a lui. Per il resto che sia un ottimo ragazzo dentro e fuori dal campo non ve ne erano sinceramente dubbi, e a lui ovviamente vanno gli auguri per un biennale a Varese che sarà importante per la sua carriera, credo. Abbiamo avuto anche ospite, era gennaio di quest'anno a Sottocanestro, e si percepiva lo stress, diciamo anche l'emotività per una stagione che sostanzialmente non andava come si era delineata in estate, con l'obiettivo di una finale di Coppa Italia, persa poi soltanto per una palla persa di Banks nei quarti di finale, e poi di una seconda parte di campionato davvero negativa. Sì, diciamo che Daniele Cavaliero è un ragazzo molto che fa trasparire molto le sue emozioni, bastava vederlo nel corso del campionato, vedere la sua faccia che non era di quelle migliori, perché sentiva addosso questa pressione di essere il capitano di una squadra che non ingrana, il capitano di una squadra che piano, che passo dopo passo crolla definitivamente, e mette in scena quei mesi da gennaio ad aprile che sinceramente tutti vorrebbero dimenticare. Le colpe individuali sono sempre molto relative, credo che l'anno scorso sia stato il gruppo sbagliato, siano state delle scelte sbagliate da Frank Vitucci, dalla dirigenza e dai giocatori stessi. Adesso credo che però per Avellino sia importante comunque guardare avanti. Sulle trattative ci sono anche qui momenti di stallo, un po' di attesa per poi cambiare marcia. Caserta, abbiamo detto con Rosario Pascarella nella scorsa puntata, Josh Meio è un nome possibile per i bianconeri, e l'aggiunta anche di Gabriele Ganeto. Cantù vorrebbe inserire Jared Berggren. Sassari, altri nomi importanti, Jervis Varnado, Brent Petway e il ritorno di Nika Metreveli. Per Cremona la conferma di Clamerun Kark. Per Pistoia, Dario Anti in uscita da Capo d'Orlando. Milano potrebbe inserire davvero un ottimo giocatore, Krunoslav Sidmon, un fedelissimo di Asmin Repesa. Per Varese, da Bologna, Ocaro White. Adesso su Krunoslav Sidmon parliamo di un giocatore che ha fatto benissimo in Eurolega, ha fatto bene con il Lokomotiv Kuban, come dicevamo fedelissimo di Repesa perché lo ha gestito anche in nazionale, è uno swingman, è un giocatore che è capace di ruotare su diversi spot. Sì, diciamo che prettamente è una guardia ala, però è un giocatore che può fare davvero la differenza, delle ottime doti tecniche in 85, quindi ancora è nel pieno della sua carriera, diciamo, è capace di attaccare l'area, possiede un buon tiro, un mancino, però è molto bravo soprattutto nel leggere le difese avversarie, se gli lasciano spazio tira da oltre l'arco come vediamo nelle immagini, se deve attaccare il ferro non ha assolutamente problemi, così come nel giocare dal post medio, perché comunque può contare su un'altezza al di sopra di quella che è la media dei suoi ruoli. Molto bravo ad arrivare a ferro, lo vediamo in questa azione per esempio, tira sia di sinistro che di destro, sarà un tassello fondamentale ovviamente di Milano, perché è in grado di cambiare il volto delle partite essendo in possesso di caratteristiche così diverse e così ampie, diciamo. Dopo la stagione negativa Milano sta lavorando per fare benissimo in Italia, ma anche per fare bene davvero in Europa. Sì, credo che quello sia uno, se non il maggior obiettivo di Milano. La priorità di Milano è quella di rendersi di diventare una squadra da alti livelli, sia in Eurolega che in Italia, e eliminare quegli alti e bassi che purtroppo per loro hanno caratterizzato non solo l'ultima stagione, ma anche una serie di stagioni, anche quella precedente allo scudetto. Diciamo che gli uomini sono quelli giusti, Repecia è un diciamo sergente di ferro tra virgolette, ma è uno che ha allenato e allena ad alti livelli, i giocatori che sta portando alcuni sono dei suoi fedelissimi, altri sono comunque giocatori extra che hanno fatto molto bene nel corso delle ultime stagioni, si sta
completando un roster molto interessante. Ovviamente bisognerà vederlo in campo, vi ha dato sbilanciarsi più o meno con Milano, ma diciamo che la Milano fino all'anno scorso non è la squadra che sarà, secondo me, dalla prossima stagione in poi. Perfetto, si chiude qui la terza puntata di Basket Mercato. Ringrazio Alessio Bonazzi. Grazie Carmine, un saluto a tutti gli spettatori a casa. Ringrazio in regia Aldo Fenizia, per le grafiche Giuseppe Andrida, per i montaggi Enrico Coppola. L'appuntamento è per venerdì, stesso orario, 15:40, su 8 Channel, Basket Mercato. Ciao!